minuto. Scusa, Giovanni Scarmuzzino, interviene Udine perché c'è il vantaggio del Torino, il gol di Duvan Zapata di testa all'11esimo a sbloccare fino adesso questa partita, il vantaggio del Toro che poco fa aveva colpito anche un palo con Vlasic, un tiro dal limite, poi è arrivato invece il cross dalla destra con il colpo di testa perfetto di Duvan Zapata a battere Okoye all'angolino alla sua sinistra, battuto il portiere dell'Udinese, battuta l'Udinese che ora si trova sotto di un gol, il minuto è l'11esimo del primo tempo, Udinese 0 Torino 1. Linea. Grazie Sara Meini, dicevamo del gol del vantaggio Granata con il cross dalla destra di Vojvoda, dallo stacco perfetto di testa di Duvan Zapata, però troppi metri di spazio ha concesso Biol all'attaccante colombiano che ha messo dentro il suo decimo gol in campionato per il vantaggio del Torino al decimo. Udinese ora che prova a ripartire, ma è sempre il Torino in possesso del pallone con Ricci che lo dà indietro a Milinkovic Savic, completo verde fluorescente per il portiere del Torino, dall'altra parte Okoye già battuto dal gol di Zapata in completo grigio, ora ci prova di nuovo il Torino proprio con Vojvoda, perfetto il cross suo poco fa per il vantaggio della formazione granata. Siamo al 13esimo del primo tempo, Udinese 0 Torino 1, linea Daniele Fortuna, Ferrarpiulana, ora ci prova ancora sempre da destra la formazione granata con Vojvoda che cambia completamente gioco a cercare a sinistra Rodriguez, insegue il pallone, cerca di tenerlo in campo, ci riesce, inseguito da Ferreira, ancora Rodriguez sulla corsia laterale sinistra, il pallone esce, la rimessa laterale è in favore della formazione friulana, le proteste di Rodriguez con l'arbitro Andrea Colombo che cambia idea, probabilmente suggerito dal suo assistente, e quindi ci sarà rimessa laterale in favore del Torino in vantaggio sull'Udinese per 1-0, il minuto è il 21esimo del primo tempo, linea Salò. È completo rosso. Scusa Giovanni Scaramuzzino, c'è il raddoppio del Torino, il gol di Vlasic, il minuto è l'ottavo della ripresa, Udinese 0 Torino 2, a te. È il nono della ripresa, Udinese 0 Torino 2, il gol un minuto fa da parte di Vlasic con Pereira che perde il pallone, Zapata l'assist per Vlasic, dribbling a rientrare su in area di rigore su Giannetti e sinistro Vincente all'angolino alla destra di Okoye, Torino in pieno controllo e note fonda per l'Udinese che poco fa ha provato a rispondere con Luca, la parata a terra da parte di Milinkovic Savic che ha respinto il pallone, ora qualche fischio del pubblico con Cioffi in piedi davanti alla sua panchina, è entrato Christensen nella difesa friulana all'inizio della ripresa al posto di Ferreira, è stato anche ammonito Buongiorno per un fallo su Luca, e poi il gol del Torino, il gol del raddoppio che sta mettendo al sicuro questa gara, Torino in assoluto controllo nel primo tempo, bruttissimo primo tempo da parte dell'Udinese, poi ad inizio ripresa il raddoppio da parte di Vlasic con l'errore di Pereira in fase di impostazione, subito l'assist di Zapata, Zapata che con il gol del primo tempo ha raggiunto quota 10 in campionato e per 7 volte il colombiano è andato in doppia cifra da quando è in Italia nel campionato italiano, solo Immobile come lui, ancora l'Udinese che prova a rispondere con Christensen che porta avanti il pallone per Eizibue all'altezza della linea di campo verso Wallace, ci sono altri cambi, ci saranno altri cambi per l'Udinese con Ebosele che si è tolto la pettorina, il minuto è l'11esimo. Scusa Giovanni Scaramuzzino, sì grazie della linea perché è finita proprio in questo momento, Torino che batte Udinese allo stadio Friuli per 2-0, il gol di Duvan Zapata al decimo, all'ottavo della ripresa il raddoppio di Vlasic, linea Cittadella. 35 minuti